This call is now being recorded. Perfetto, buongiorno, sono le 11.05, quindi verifichiamo la presenza del numero legale. No, non si è aperta ancora, Liliana. Come no? Come risulta? Avviata. Ok, va bene, insomma, sono le 11.05, quindi verifichiamo la presenza del numero legale, quindi chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno, ascolto il consenso. Buongiorno, sono presente, acconsento. Allora, stabilita la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e proseguiamo con il regolamento servizi cimiteria. A che numero di articoli eravamo arrivati? Al 142. Perfetto, mettiamo a schermo e faccio e continuiamo. Bene. Articolo 142. Qualora non venga richiesta in tempo. No, Giuseppe, dal 143. Buongiorno, siamo arrivati al 142. Buongiorno. Entrata Giusi. La consigliera russa. Quindi un 16. Chiediamo alla consigliera russa di attestare la sua presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione. Acconsento. Presente, acconsento. Grazie. Articolo 143. Le operazioni di lavori di inumazione ed estimazione nei cimiteri comunali sono eseguiti soltanto dal personale in servizio al cimitero. Le inumazioni, le esumazioni ordinarie saranno eseguite gratuitamente. Le esumazioni straordinarie, invece, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore al momento dell'operazione. Capo nono. Cremazione, articolo 144. Al fine di assicurare a ogni individuo il diritto di scelta tra le diverse pratiche funerarie, inumazione, cremazione, nel rispetto della libertà e della dignità umana, il Comune di Palermo si dota delle risorse umane e strumenti adeguati e necessari ed individuare appositi spazi per il comiato e giardini per la memoria. 2. Il Comune è obbligato a dotare più cimiteri esistenti sul proprio territorio dell'impianto di cremazione, ai sensi dell'articolo 343, leggi sanitarie numero 1265-35 e del DPR 285-90 e successive modificazioni. Articolo 145. I forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono oggetto alla vigilanza del sindaco. 2. Il progetto di costruzione di un forno crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e di sistemi di tutela dell'area degli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia. Articolo 146. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, ai sensi dell'articolo 150 del presente regolamento. 2. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ed inumazione e tumulazioni, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma. Articolo 147. Per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione del servizio di gestione impianti cimiteriali, che istruisce relativa pratica, è tenuto a verificare la presenza di A. Documento nel quale si è espressa la volontà della cremazione. Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti: disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata ex articolo 201 del 4 gennaio 68 numero 15, dal quale risulti la volontà del coniuge non divorziato o, in mancanza del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74. Scusate, Giuseppe, scusa se ti interrompo, però vorrei verificare la presenza dei consiglieri perché... Io segnalo la mia presenza.
Perfetto, presto il consenso. Sì, grazie, presto il consenso. Perfetto, ok, mettiamo allora 11. Sono collegato da qualche minuto. Prego? Dico, sono collegato da qualche minuto. Ah, ok, però purtroppo possiamo dare l'attestazione, la presenza nel momento in cui io la vedo. No, l'avevo visto io verso le 7-8. Lo so, però dico, facciamo così, in modo che così per il futuro non ci sono problemi. No, era, non bene, nessun problema. C'è un ritorno di audio è un po' che disturba. Non sì, so, è un problema della sì, lo sento anch'io, onestamente. Ora non c'è più, ora non c'è più. No, ora non c'è più. E allora, dal quale risulti la volontà del coniuge non divorziato o in mancanza del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile di dare corso in assenza di volontà contraria del de eusis e cuius, non so come leggerlo, è latino, quindi alla cremazione della salma di che trattasi nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado di consenso alla cremazione dovrà essere dato da tutti gli stessi. Dichiarazione di volontà di essere cremato, resa in carta libera, datata e sottoscritta di proprio pugno. Questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dall'iscritto ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato. Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo. Confirma autentica dal coordinatore sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte improvvisa o sospetta. Articolo 148. 1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal presente decreto al Presidente della Repubblica 21 ottobre 75 numero 803 e quindi solo per espressa volontà de cuius. 2. La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del DPR 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione della documentazione di cui al comma 2, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazioni. È consentita altresì la cremazione a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, nella quale si dà atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà espressa verbalmente da de cuius di essere cremato. 3. Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà della cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando la stessa si è resa con atti separati. 4. Il minore non è legittimo a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quale, privo di capacità di agire, articolo 2, quando un minore si trovi nelle condizioni di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione. Tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza, articolo 320, Codice Civile, cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva, articolo 155, 317, 317 bis del Codice Civile, o dal tutore, articoli 357 e susseguenti Codice Civile.
Nel caso dell'interdetto, se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in luogo potrà farlo il tutore. Articolo 424. Articolo 149. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 numero 285, la cremazione di un cadavere deve avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco. 2. La cremazione deve essere eseguita dal personale comunale appositamente autorizzato e abilitato, ponendo nel crematorio l'interno feretro. Le operazioni da effettuare sono: a) ricezione del feretro con controllo e dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante il deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero. B) mi pare di aver visto il collega Volante che è arrivato. O mi sbaglio? Il collega Volante è presente? Sì, sì, ho scritto adesso nella chat. Ah, ecco, sì, sì, sì. No. È meglio Claudio, quando intervieni lo fai, perché così evitiamo situazioni. Io non volevo disturbare, per questo. No, dobbiamo tenere conto anche della verbalizzazione. Grazie, grazie collega. Andiamo avanti, grazie. Procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato. Raccolta delle ceneri in urna cineraria di materia resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa, portante all'esterno, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna deve essere sigillata per eventuali profanazioni o dispersioni di ceneri. E. Redazione del verbale di consegna dell'urna. 3. Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa a cura del servizio di gestione impianti cimiteriali all'ufficio stato civile del comune di decesso fotocopia del verbale per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente ai fini statistici e finanziari. 4. La cremazione è da considerare servizio pubblico gratuito in virtù del combinato disposto dall'articolo 12,4 del decreto legge 31 agosto 87 numero 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 87 numero 440 e dell'articolo 26 bis del decreto legge 28 dicembre 89 numero 415, convertito con modificazioni nelle leggi 28 febbraio 1990 numero 38, al pari della inumazione in campo comunale. 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 85 del 90, chi costituisce l'impianto ha l'onere di produrre la documentazione di regolarità dell'immissione in atmosfera. 6. I familiari possono, su loro richiesta, assistere alle operazioni di cremazione, osservando prescrizioni dettate loro dal direttore del cimitero o dai responsabili dell'impianto di cremazione. Vai tu, Giuliana. Articolo 150.1. Le ceneri derivanti della cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclei di radioattivi. Articolo 151. 1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 34 numero 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in 3 esemplari, dei quali il primo deve essere conservato dal direttore responsabile del cimitero.
il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato civile. 2. Il secondo esemplare del verbale dovrà essere consegnato al direttore del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o suo incaricato. Articolo 152. Nel cimitero in cui è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal piano cimiteriale del singolo cimitero. Articolo 153. 1. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune. Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adattato per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri. Deve trattarsi di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa in vita la volontà del decuius di scegliere tale formula di sepoltura. 2. Nel cimitero comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. A tal fine l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune, dove le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura è gratuita. 1. Il comune, previo pagamento di un'apposita tariffa, potrà accogliere le domande degli aventi titolo per la locazione di urne cinerarie nel cinerario comune. Articolo 154. 1. Per la cremazione di salme di cittadino straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui all'articolo 147, il nulla osta del rappresentante diplomatico consolare dello Stato di appartenenza del defunto competente per giurisdizione territoriale. Capo decimo, personale in servizio presso i cimiteri, articolo 155. 1. L'organico del personale dipendente in servizio presso i cimiteri comunali risulta dalla pianta organica vigente presso l'amministrazione comunale di Palermo. 2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà indossare durante l'orario di lavoro la divisa fornitagli dall'amministrazione. 3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento organico e di servizio interno dell'amministrazione comunale, oltre alle specifiche prescrizioni del presente regolamento. Articolo 156. 1. Ad ogni cimitero deve essere proposto un direttore responsabile con il precipuo compito di organizzare ed assicurare la corretta funzionalità di tutti i servizi cimiteriali sui quali sarà tenuto a vigilare. 2. Il personale operante presso i cimiteri è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal direttore responsabile. 3. Il direttore del cimitero, con l'ausilio del coordinatore sanitario della USL competente, adempie a tutte le incombenze che il regolamento di polizia mortuaria affida ai sorveglianti e ai responsabili degli impianti cimiteriali. Il direttore ha la responsabilità di tutti i servizi interni al cimitero e del personale ivi addetto. Ha inoltre il dovere di dare scrupolosa esecuzione alle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, oltre che nel presente regolamento. 4. Il direttore ha l'obbligo di fare il rapporto al servizio gestione impianti cimiteriali, da cui dipende, e alla ripartizione del personale per gli opportuni provvedimenti da assumere nei confronti del personale operante nel cimitero, in tutti i casi di accertata inosservanza dei doveri inerenti le mansioni a ciascuno assegnate dal vigente regolamento organico e dal presente regolamento. 5. Il direttore deve essere sempre presente e reperibile nel cimitero durante le ore di servizio e non può assentarsi senza giustificato motivo. 6. Il direttore avrà in custodia le chiavi relative ai diversi locali del cimitero, delle quali si potrà disporre da parte del personale autorizzato solo dietro suo consenso. Articolo 157. 1. Il direttore del cimitero è coadiuvato da un vice direttore nominato dal direttore tra il personale addetto al cimitero
rivestente livello e qualifica funzionali pari o immediatamente inferiore a quella del direttore medesimo e comunque tra i dipendenti di livello più elevato in servizio presso il CPR. 2. Il vice direttore sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimenti di questi, senza bisogno di alcuna formalità. È tenuto a vigilare unitamente al direttore sulla scrupolosa tenuta dei registri in dotazione all'ufficio del cimitero e sul costante aggiornamento degli archivi. Vigili affinché detti registri siano utilizzati esclusivamente dal personale a ciò autorizzato. Ha inoltre il compito di vigilare affinché il personale adempia con diligenza i propri compiti. 3. Il vice direttore deve essere presente nel cimitero durante l'orario di servizio, espletando gli incarichi affidatigli dal direttore. 4. Dovrà riferire al direttore responsabile su tutto quanto possa richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo di altre autorità. 58. Il cappellano del cimitero, ove previsto, deve essere sempre presente nel cimitero durante l'orario di servizio. Questi è tenuto ad assicurare quotidianamente i servizi religiosi richiesti nel cimitero ed a celebrare la messa nella chiesa nelle ore stabilite e comunque durante l'orario di apertura del cimitero al pubblico. 2. Compete al cappellano verificare inoltre che per ciascuna funzione siano stati pagati con regolare bolletta i diritti dovuti al comune. Leggo io, Giulia. Articolo 159. L'applicato è deputato alla trascrizione dei dati su tutti i registri cimiteriali, nonché alla dattiloscrittura. Deve controllare inoltre che i dati riportati nelle licenze di sepoltura corrispondano con quelli che il sorvegliante ha registrato e sottoscritto sulla stessa. Registra tutte le operazioni cimiteriali, sia ordinarie che straordinarie, autorizzate dall'ufficiale di stato civile, dal direttore del cimitero e dagli altri organi competenti. Procede inoltre alla catalogazione e conservazione di tutti i fascicoli d'ufficio e degli atti indicatigli dal direttore. È responsabile dell'archivio del cimitero di cui curerà la tenuta. Articolo 160. Il sorvegliante è tenuto a ricevere dall'accompagnatore del carro funebre i documenti riguardanti le salme rilasciati precedentemente dall'ufficio necroscopo. Stato civile, servizio mortuario. Eseguito il controllo del rito, i documenti vengono consegnati all'applicato addetto alle trascrizioni, il quale li trascrive in un foglio con matrice fibbia, dove viene indicata la sezione e il numero della sepoltura per la tumulazione o la inumazione. Il sorvegliante procede la salma sul luogo indicato e si assicura che i seppellitori effettuino con lo scrupolo tutte le operazioni relative alla tumulazione o inumazione. È tenuto a verificare che tutti i documenti pervenuti con le salme siano regolari e che il cognome e il nome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti. 3. Nel caso di inumazione nelle fosse temporanee, deve fare apporre un cippo a croce con indicata la data di nascita e di morte, il nome e cognome del defunto, il numero della sezione e il numero progressivo previsto dall'articolo 70 del regolamento di polizia mortuaria. Segna inoltre sul frontespizio della licenza di sepoltura il numero della sezione, quello della sepoltura, nonché ogni altra indicazione necessaria per la sicura individuazione del posto. Deve infine sottoscrivere la relazione fatta nell'ambito della licenza. Nel caso in cui la salma pervenga al cimitero per disposizione dell'autorità giudiziaria o a disposizione della stessa, cura che essa venga collocata a deposito presso sala autopica, in attesa che detta autorità rilasci nulla osta al seppellimento e sempre che pervengano i prescritti documenti rilasciati dall'ufficiale di stato civile.
161. Il seppellitore muratore addetto al seppellimento delle salme, da effettuarsi alla presenza e sotto la diretta dipendenza del sorvegliante, effettua tutte le operazioni connesse con le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, riunioni di resti e trasferimenti di salme. Dopo le operazioni di tumulazione, provvede alla chiusura dell'oculo con idoneo materiale. Articolo 162. Il manovale preposto alla escavazione delle fosse di inumazione e provvede a ricoprire il feretro dopo che questo è stato sistemato con dovuto rispetto e con ogni precauzione dai seppellitori, disponendo la terra ivi deposta a tumuletto a schiena d'asino e apponendo al termine delle operazioni la croce indicativa con i dati del defunto. 2. Provvede al mantenimento in buono stato di tumuli di terra in cui, al comma 1, 3, il manovale collabora con il seppellitore muratore, coadiuvando anche durante le operazioni di chiusura dell'oculo. Articolo 100. Ascolta, Giuseppe, il presidente ha detto di fare 20 articoli e siamo arrivati al... Vabbè, facciamo, il 163. Sì. Il procuratore, il portiere, custode, cura che l'accesso dei visitatori al cimitero avvenga nel rispetto del presente regolamento. Al momento dell'apertura al pubblico del cimitero deve trovarsi al proprio posto di servizio, indossando la divisa fornitagli dall'amministrazione. All'orario di chiusura del cimitero non deve fare entrare all'interno del recinto cimiteriale alcuna persona senza il permesso del direttore. Non deve mai allontanarsi dal posto assegnatogli senza permesso e senza idonea sostituzione, né lasciare incustodita la porta d'accesso. Ha inoltre l'obbligo di ricevere le salme che pervengono al cimitero fuori dall'orario di normale accesso, facendole deporre nella camera mortuaria o provvedendo in tal caso a ritirare i documenti che conserverà e consegnerà all'inizio dell'orario di servizio. Per tali incombenze hanno diritto all'alloggio di servizio ove previsto. In caso di assenza, impedimento o ferie, il direttore può affidare temporaneamente ad un sorvegliante o ad un seppellitore il compito di ricevere le salme pervenute al di fuori dell'orario di apertura del cimitero. Perfetto. Va bene. Se non ci sono comunicazioni, io passerei al verbale di ordine. Allora, Liliana, possiamo procedere? Scusatemi, in realtà, scusate, volevo chiedervi se ci sono news sulle richieste che abbiamo fatto la scorsa settimana. No, nessuna. Le mail sono state inviate, ma non ci ha risposto nessuno. Esattamente chi avevamo convocato, mi fai un refresh, Giulia, per favore. Avevamo convocato il vice sindaco nella qualità di assessore al personale, la dottoressa Como e il direttore dell'AMAP. Ah, ok. Per la problematica dell'azione legale. Va bene, e quindi non ha risposto nessuno attualmente? No, non ha risposto nessuno. Non è un problema, vediamo nei prossimi giorni allora. Va bene. Procediamo alle balle, Liliana, per piacere. Sì, dico anche perché era venerdì, no? Abbiamo provveduto venerdì. Sì, magari... sì, certo, infatti. Venerdì, diciamo, venerdì a fine giornata abbiamo provveduto. Sì, infatti, ci sta, dai. Allora, sì, allora do lettura del verbale. Scusatemi, invece prima che andiamo alla lettura del verbale, invece, dico, è il caso magari, visto che avevamo convocato, avevamo parlato del direttore dell'AMAP e visto quello che è successo ieri, che insomma ha visto ripetersi con meno gravità, per grazia di Dio,
ma penso solo che dobbiamo ringraziare solo il Signore per questo. Il problema della non tenuta delle nostre strade cittadine, dei sottopassi, quando sostanzialmente piove. Direi che potrebbe essere utile in questo senso convocare anche i vertici dell'AMAP anche in relazione a questo aspetto, perché per capire cosa è stato fatto, si è parlato dei sensori, si è parlato di tante altre soluzioni, ma in realtà non mi pare che la tenuta sia stata diversa da quella del 15 luglio, forse ecco, è stato diverso il tenore della pioggia, capisco inferiore, però la tenuta mi pare che sia stata praticamente identica a quella del 15 luglio, onde evitare che si verifichino di nuovo episodi come quello che abbiamo vissuto il 15 luglio, che nessuno vorrebbe più rivivere, ci auguriamo tutti di non rivivere più. Sì, francamente credo che sia un argomento che vada veramente approfondito, ma in un'ottica veramente risolutiva, di cercare delle soluzioni concrete. Allora, a quanto pare, vedi che io ho notizie invece che i sensori sono stati montati e hanno funzionato, tant'è che hanno allertato l'AMAP e poi la polizia municipale che ha chiuso i sottopassi subito. Sì, va benissimo, i sensori perfetto, funzionano, mi fa anche piacere questo, però non è che i sottopassi si devono allagare, il tema non è tanto che qualcuno lo segnali, perché ben venga, è uno strumento per garantire, diciamo, una maggiore sicurezza. Ma il tema è fare in modo che non si allaghino più i sottopassi, cioè trovare delle soluzioni concrete affinché questi sottopassi non si allaghino, e quindi penso alle caditoie, alla maggiore pulizia, a degli strumenti, ora dico, non sono un tecnico, però penso che degli strumenti operativi per fare in modo che succeda quello che succede nelle altre città italiane, europee, possa succedere anche qua a Palermo, voglio dire. No, va bene, noi possiamo sentire, non ci sono problemi da questo punto di vista. Che integriamo la richiesta per audire anche la parte tecnica per quanto riguarda la questione sottopassi. Dare informazioni è sempre utile. E poi scusami, finisci. Ti sento. Ok. No, un altro tema sul quale penso che noi dovremmo sentire, diciamo, gli organi competenti della RAP è quello della discarica di Bellulampo, nella quale comunque diciamo c'è un problema purtroppo annoso, che però, diciamo, è in continua, diciamo, esplosione. E in questi giorni, da venerdì sostanzialmente, anche stamattina andando in giro per la città, è tutto evidente che la raccolta non sta funzionando, perché non c'è un sistema per poter gestire i rifiuti, evidentemente. Anche su questo io direi che è il caso che noi sentiamo i vertici di RAP, l'assessore competente. Assolutamente, lo convochiamo anche per questo, va benissimo, sentiamo il RAP, io direi di convocare il direttore di RAP e l'assessore Marino su questo, ancora la competenza tecnica e l'assessore la competenza politica. Scusate, mi vedo al contrario io. No, noi sì, vabbè. Giusto, mi vedete? Sì. Non vediamo proprio. No, ti vediamo con un quadro alle spalle. Ah, ok, ora sì, proprio mi vedevo al contrario. Va bene. Quindi scusate, cosa c'è nel verbale? Presidente, cosa c'è nel verbale quindi? La consigliera Fiducia invita il Presidente a convocare il direttore RAP della RAP e l'assessore Marino. Sì, per le questioni, per la questione rifiuti. E poi abbiamo detto la parte tecnica di AMAP. Scusami se ti interrompo, quindi cosa mettiamo proprio nell'invito per audizione? Relativamente alla questione rifiuti, alla questione rifiuti, diciamo l'annosa questione rifiuti che riguarda nuovamente il problema della raccolta dei rifiuti a Palermo, che in questo momento è rallentata nuovamente. Per quanto riguarda invece l'incontro con AMAP, quanto ho capito, possiamo eventualmente chiedere ad AMAP la parte tecnica, legandola, diciamo, a cosa AMAP insieme, in collaborazione con l'amministrazione, sta facendo per evitare che i sottopassi si allaghino nuovamente. Una parte, diciamo, per quanto riguarda la parte precauzionale, questo lo so per certo, che sono stati montati sensori, funzionano, e questo eviterà la situazione che si è creata il 15 luglio, cioè che si possa arrivare nuovamente al rischio dell'incolumità pubblica, perché il sensore appena arriva ad un certo numero di millimetri d'acqua parte e segnala in automatico l'AMAP, e credo anche la polizia municipale in automatico, o l'AMAP chiama la polizia municipale per andare a chiudere subito sottopassi. Questa, diciamo, che è una cosa già importantissima che ci aiuta. Però naturalmente, dice bene la collega Fiuccia,
dobbiamo capire come l'amministrazione, in collaborazione con la MAP, stanno pensando di mettere in campo opere tecniche, murarie, per evitare che si possa avere sempre i sottopassi allagati. E quindi ci dobbiamo convocare il responsabile Va bene. tecnico Chiamo noi dell'AMAP. alla MAP, poi sarà la MAP a decidere chi mandare da questo punto di vista. Noi scriviamo, specifichiamo nell'invito che si tratterà di questo e poi sarà la MAP a decidere chi mandare. Ma lo facciamo direttamente perché è più semplice, per la RAP sappiamo già le persone a cui chiedere. L'episodio è stato ad agosto o a luglio, non mi Luglio, ricordo. 15 luglio, 15 Ah. luglio. Allora, passiamo alla lettura del verbale. Sì, grazie. Allora, quindi verbale numero 222 del 23/11, approvato in data 23/11, apertura, orario di apertura ore 11:05, tranne il consigliere Vabarussa, la consigliera Russa alle 11:06, poi il consigliere Susino 11:10 e il consigliere Volante 11:16. Quindi va bene, a parte il preambolo iniziale, poi relativamente insomma, alla videoregistrazione della seduta ad opera del segretario e del segretario supplente, il presidente Rosario Ercoleo pone all'ODG la proposta di quello di supplettivo protocollo 159 del 3/11, ultimo scorso, ed instasse modifica il regolamento sui cimiteri. Si riprende dalle sue approfondite alla proposta di poi in dettaglio del regolamento in esame dall'articolo 142 all'articolo 163. Dal 143, Liliana. Dal 143. Per il contenuto integrale, vabbè, si rinvia. Vabbè, questo lo potrei mettere dopo, in effetti. Quindi comunicazioni su varie ed eventuali, e dispiace su calendarizzazione dei lavori della commissione consiliare. In dettaglio la consigliera Figuzza invita il Presidente a convocare il direttore della RAP e l'assessore Marino relativamente alla questione della rallentata raccolta rifiuti. Si chiede anche di convocare il responsabile tecnico dell'AMAP per accertarsi che i problemi relativi ai sensori dei sottopassi siano stati risolti dopo l'episodio del 15 luglio scorso. Ok, il Presidente acconsente e demanda agli uffici di segreteria a provvedere in tal senso. Ok, lettura, approvazione, sottoscrizione, contestuale, seduta del verbale de qua. Ok, orario fine seduta. Ce Quindi la facciamo in 5 minuti. mettiamo 11:50, va bene? O Va 48. bene, 50. Tempo che lo compili, lo firmo, sì, 50. Sì, allora, se i consiglieri quindi danno l'approvazione al verbale. Sì, per me va bene. Anche per me, ok, confermo, va bene, grazie. Anche per me, Per me va bene. confermato. Forse il consigliere Volante, che non lo vedo e non lo sento. Claudio.
qua sono. Verbale approvato, non si è sentita la voce dell'approvazione. L'approvo, l'approvo, perché il microfono era spento. Perfetto, non ok, perfetto. Perfetto, grazie. Prego, grazie a voi. Allora, salvo in PDF e invio il verbale al presidente poi per la firma. Aperto le calze. Ecco. Thank you.
no, un secondo, perché purtroppo oggi è un po' più lenta la connessione. Ma prima lo sto firmando io. Fatta la sta arrivando, allora poi pensate voi a parlare per la video, tornate domani poi. Giuliana, scusa. Dimmi. Mi ricordi a chi la devo mandare pure il verbale? Alla Donizetti. P.M. Ah, sì, ok.
Ok, allora sto provando a mandarvelo, purtroppo ho avuto... Ok, Giuseppe, l'ho mandato. C'è il verbale firmato entrambi. Vedete? Sì, lo vediamo. Perfetto. Grazie mille, a domani. A domani. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Claudio, arrivederci. Signori, grazie, arrivederci a tutti. Ciao ciao. Ciao, buon lavoro. Aspetta che chiudo.